Benvenuti nel canale, io sono Davide e oggi sono venuto a volare con il Mini 2 per testare la nuova DJI Fly che è uscita qualche giorno fa e ho provato con Mini 4 Pro. Beh, una cosa fantastica, le nuove funzioni sono eccezionali, però ho intenzione di provarla con il Mini 5. Proveremo questa nuova DJI Fly con il mio Mini 5. Vabbè, Mini 5 non ho specificato se mi riferisco al DJI oppure a qualcos'altro. Andiamo a vedere un po' a cosa mi riferisco. Lo prendo subito e ve lo mostro. Ecco la nostra configurazione con il tablet montato. Quindi è tutto a misura, perfetto. Sopra al radiocomando, grazie a un supporto che mi sono auto costruito, che è qua sparso qua nell'auto, e facciamo un volo per vedere un po' come si comporta. Quindi andiamo a volare. Eccolo qua, stampato con la stampante, lo troviamo su Thingiverse, però per il mio Mini 5 ho dovuto apportare qualche modifica, l'ho un po' allungato, quindi se lo volete magari scrivetemi una mail e vi invio il file corretto per essere utilizzato con iPad Mini 5, Mini 6, sono uguali come dimensioni. Bene, andiamo a volare. Siamo all'interno della DJI Fly, andiamoci a vedere sul profilo, nelle impostazioni, la versione che è la 1.12.4, l'ultima che è stata rilasciata. Quindi vado su Vola, ha già agganciato i satelliti, ok, quindi siamo già pronti. Vado a armare il drone e vado a farlo salire. Vedo che comunque il display è molto luminoso, la luminosità è stata impostata al massimo adesso e oggi però non è una giornata con molto sole, voglio andare a farmi un voletto per vedere un po' come va questo drone con l'ultima DJI Fly che è stata appunto rilasciata proprio ieri. Ho fatto partire anche la registrazione, sono in modalità normal, adesso passo in sport per vedere un po' lo streaming video, che devo dire è ottimo. Il drone lo vedo anche se è a 270 metri perché è contro luce, riesco a vederlo con un puntino naturalmente. Abbassiamolo un po', facciamolo scendere, vediamo un po' come va lo streaming. Nessun lag, nessun problema. Drone ottimo questo, il DJI Mini 2, e veramente utilizzabile con questa applicazione. Non ho collegato i dati, infatti qua in basso non vedo l'applicazione, non mi dà la planimetria. Sono sempre in sport, guardate quanto è divertente pilotarlo in sport. La batteria viene drenata in questo modo perché ci dà 7 minuti, guardate, è incredibile quanto cali velocemente. Passo in modalità normal, sempre con la registrazione attiva. Vado a bloccare l'esposizione sul lago, quindi ho bloccato l'esposizione e vado a compiere una orbita manuale. Direi non male, non male. Annulla, è comparso un avviso perché avevo impostato la wifi tramite il mio iPhone e lui, non sentendo una connessione dati, mi ha chiesto se volevo collegarmi all'iPhone. Lo riavvicino passando sopra a questo vialetto con i cipressi qua. C'è un bel controluce, ragazzi, la batteria è scarica. Ok, c'è un bel controluce, vediamo se riesco anche a riprenderlo. Guardate, bello, siamo sulla Golden Hour. Il paesaggio non è che sia proprio bellissimo, c'è qualche annesso agricolo eccetera, però comunque il drone va benissimo, va veramente bene.
non ci resta che provare qualche altra funzione, come ad esempio il ritorno a casa. Vediamo un po' se funziona tutto correttamente. L'autonomia di volo è 20 minuti, ok. Comunque, vediamo prima anche la bussola, che segna valori corretti, il nord è correttamente orientato, adesso sì, ci siamo, e questa è la posizione del pilota. Non sono state dichiarate funzioni aggiuntive con questo drone, con il Mini 2, e però comunque ora dopo andremo nei menu. Proviamo a dare un return to home, vediamo cosa fa il drone. Return to home. Si va a impostare all'altezza di 35 metri, quindi riproviamo, ritorno, ok. Si va a impostare a un'altezza di 35 metri per tornare alla base. Vediamo cosa fa. Vi rammento che durante il return to home possiamo agire sulla rotazione e sulla gimbal del drone, quindi può essere utilizzata anche come cablecam se pianifichiamo un attimo ciò che vogliamo riprendere. Ok, il drone qua sopra, mi sembra il return to home è perfetto, nessun tipo di problema. Ok, andiamo un secondo nei menu e vediamo un po' se c'è qualcosa di nuovo. Vediamo un po' se ripristina anche i valori di default. Vado su comandi, vado su regola guadagno ed esposizione. Qua abbiamo la nostra curva, siamo su normal, proviamo a modificare la velocità angolare. Provo a ripristinarla e vedo che la ripristina correttamente. Molto bene. Ok, adesso vediamo un attimo in sicurezza. L'altitudine, vedete, è 500 metri, quindi non male. E quindi diciamo che tutto funziona correttamente. Non vedo nessun tipo di problema. Di streaming assolutamente, va tutto perfettamente, va tutto alla perfezione. Ok, andiamo in impostazione di sicurezza avanzata. Da qui possiamo scegliere se far compiere un return to home, atterrare o stazionare in aria. Ok, la versione è la 1.12.4, la versione del firmware del drone è la 1.07.0200. Ok, a questo punto non mi resta che tornare indietro e atterrare. Le qualità dinamiche di questo drone sono eccezionali. Prima di atterrare voglio andare a vedere se i LED indicano colori corretti, come li scegliamo noi, andando ad esempio qua, e vedo che vengono correttamente aggiornati. Verde, sì, blu. Siamo, atterriamo. Landing. Volato con Mini 2 e il mio nuovo tablet Mini 5 della Apple. Beh, a chi può interessare una soluzione di questo tipo? Innanzitutto vi posso dire che il piacere di guida è superiore, perché abbiamo più campo visivo, abbiamo una visuale più estesa. E beh, per un professionista senza dubbio, che magari deve andare a fare ispezioni e deve vedere un po' più di dettaglio all'interno dell'immagine, e già con un DJI Mini 2, che anche se non ha un ritorno in una risoluzione eccezionale, però comunque eccezionale rispetto ad esempio al Mini 4 Pro, comunque il ritorno, la risoluzione è ottima. Il Mini 4 Pro è ancora più è ancora migliore, però comunque riusciamo a avere un'esperienza ancora più immersiva. Il professionista che magari va a fare un'ispezione riesce a vedere più dettagli con un tablet, e provandolo in una giornata poco luminosa devo dire che è utilizzabilissimo e molto molto buono. Mi è piaciuto molto volare con il mio nuovo tablet. Beh, ragazzi, ditemi cosa ne pensate. Se vi va, iscrivetevi al canale, io vi aspetto, ci vediamo qua sotto nei commenti, lasciatemi un like al video. Alla prossima, ciao.
Sono arrivato a casa e ancora non vi ho detto la cosa più importante. Ragazzi, installatela perché funziona bene, avete visto lo streaming è ottimo e quindi merita installare la 1.12.4. Ciao!